La registrazione audio che state per ascoltare risale al 16 ottobre 2019. Nel corso del processo per la strage di Bologna, viene ascoltato come teste Vincenzo Vinciguerra, autore della strage di Peteano, che costò la vita a tre carabinieri nel 1972. Il Vinciguerra ha militato dapprima in Ordine Nuovo e successivamente in Avanguardia Nazionale. Formazioni dalle quali si è allontanato, poiché, secondo lui, colluse con i servizi segreti italiani. Dal 1979 si trova in carcere, rifiutando ogni sconto di pena da parte dello Stato, con il quale si definisce in guerra. Per approfondimenti, visitate il sito spazio70.com. Buon proseguimento. Nell'interrogatorio del 30 aprile 94, davanti al giudice istruttore Grassi, lei fa questa affermazione: la strage di Bologna non nasce dalla crisi della destra. Cosa vuol dire? La strage di Bologna nasce da un motivo specifico, però questo ovviamente, glielo dico subito, è una mia opinione, non ho elementi indiziari o probatori per affermarlo. Presidente, è un'opinione del teste questa. Sì. Vogliamo ascoltarla? Se è un'opinione... Il senso della frase. Sì, dato che devo spiegare il senso di quella frase, se mi è permesso lo spiego. Perché ha fatto questa affermazione? Perché io lo collego alla strage. Degli elementi concreti su cui basarlo, poi li valuteremo. Lo collega alla strage di Ustica. Ha detto che non crede alla coincidenza. Quindi... Lo collega alla strage di Ustica, alla necessità imperiosa di spegnere i riflettori sulla strage di Ustica, perché i burattinai avevano bisogno di tempo e silenzio per depistare le indagini su quella strage che tante persone conosce, di cui tante persone in Italia conoscono la verità, specie negli ambienti militari. E credo che la strage di Bologna abbia ottenuto questo risultato. Basterebbe forse leggere i giornali e sentire i telegiornali dopo la strage di Bologna per poter scomparire la strage di Ustica. E poi, perché non si era assopita la speranza di provvedimenti eccezionali da parte del governo, partendo dal presupposto, o meglio, dalla constatazione che l'obiettivo negli anni precedenti, dal 69 al 74, era fallito perché il numero dei morti nelle stragi precedenti non era stato sufficientemente elevato, da qui la necessità di fare un eccidio come quello di Bologna. Concludo, se si può trovare, diciamo, singolare questa mia opinione, che l'ultima volta che venne chiesta la proclamazione dello Stato di guerra in Italia fu nel gennaio del 1981 e la chiesa era affiliata alla Loggia P2 Maurizio Costanzo. Gennaio 81 e? La chiesa Maurizio Costanzo, allora affiliata alla Loggia P2, chiese nel gennaio del 1981 la proclamazione dello Stato di guerra. Ma in base a quale circostanza? Cos'era accaduto? Perché in base al sequestro del magistrato generale D'Urso. E il comitato di redazione dell'Occhio, questo è il giornale che dirigeva il piduista Maurizio Costanzo, rifiutò di pubblicarlo, però ovviamente la notizia divenne di pubblico dominio ugualmente. Fu l'ultima volta che qualcuno chiese la pubblicazione della storia di guerra, gennaio 1981, il 2 agosto 1980, con una strage senza precedente. Quindi il magistrato fu sequestrato dall'estrema destra e non dalle Brigate Rosse? No, il magistrato venne sequestrato dalle Brigate Rosse, ma la proclamazione dello Stato di guerra non è che derivava se lo faceva l'estrema destra o lo faceva l'estrema sinistra. Poi l'estrema destra, le stragi le ha sempre in un certo senso fermate, perché non gli interessava. Non dovevano trovare consensi per le loro idee. Dovrò trovare possibilità da offrire allo Stato per intervenire. È una cosa ben diversa. Non ho sentito bene. Cioè posso rivedere? No, perché non ho sentito. Le stragi l'estrema destra le ha sempre... Non le ha mai smentite, le ha sempre confermate. Le ha sempre confermate? Confermate. Conosco le dichiarazioni che hanno reso più di uno di loro, su Brescia e l'Italicus.
Senta, lei da quando conosce Stefano Delle Chiaie? Dall'aprile 1984. E l'ha frequentato sino a quando? Guarda, io l'ho frequentato fino all'agosto, luglio agosto 79. Poi lui è andato in Sud America e sono rimasto in Italia. Lei mi pare che si è dichiarato colpevole della strage ipetiana. Io mi sono assunto una responsabilità, perché ritengo praticamente che non si può iniziare una battaglia di verità mettendo su se stesso. Quindi mi sono assunto la responsabilità e alla condanna all'ergastolo dono per logica coerenza, avendo fatto anche durante il dibattimento quello che dovevo fare, non ho certo interposto appello. Quando avvenne la strage di Peteano, lei a quale gruppo apparteneva? Guardi, io non ero più, formalmente appartenevo al Movimento Sociale Italiano, infatti il problema di Cicottini si crea perché Cicottini chiede l'ordine nuovo, dopo il rientro di ordine nuovo nel MIS, aveva ripreso la tessera del Movimento Sociale Italiano e l'avevano nominato segretario della sezione missina di Manzano del Friuli. Io non mi ritenevo più facente parte del Movimento Sociale Italiano, ma tenevo anche le distanze d'ordine nuovo. Quindi potrei dire che non appartenevo in quel momento a nessun gruppo. Per lei Delle Chiaie era il capo di Avanguardia Nazionale? Sì, Delle Chiaie era effettivamente il capo di Avanguardia Nazionale. Anche Avanguardia Nazionale era un apparato dello Stato, come ha definito Ordine Nuovo? Guardi, io fino al 1987 ho dato fiducia a Stefano Delle Chiaie. Ho dato fiducia a Stefano Delle Chiaie. Devo dire la verità, che uno dei motivi della scelta che ho fatto nel giugno 1984 è stata anche quella di difendere Stefano Delle Chiaie, Avanguardia Nazionale. Poi ovviamente ho dovuto rivedere tante cose e rivedendo tante cose sono stato, diciamo, costretto ad obbligato a riconoscere che sul punto mi ero sbagliato, che Avanguardia Nazionale e Stefano Delle Chiaie erano esattamente come Ordine Nuovo e Piero Raudo. E dal novembre del 1987 ho posto fine ai miei rapporti con Stefano Delle Chiaie. Quindi lei matura quest'idea su Stefano Delle Chiaie, Avanguardia Nazionale, nel 1987? Sì. C'è un episodio particolare? C'è un fatto molto semplice. Quando inizia il processo di Peteano e Stefano Delle Chiaie viene arrestato a Caracas lo stesso giorno, cioè il 23 marzo 1987, quando lui rientra, io mi attendo da parte di Delle Chiaie e di Avanguardia Nazionale un sostegno alle mie tese. Invece mi accorgo che c'è un doppio gioco. C'è un doppio gioco, c'è il timore, la paura da parte di Avanguardia, dei dirigenti di Avanguardia, di quello che io porto avanti, di quello che io dico. È chiaro che nel tempo matura, nel tempo parlo di pochi mesi, matura la certezza che questa paura si può giustificare in un solo modo, con il fatto che Avanguardia e Stefano Delle Chiaie non erano in grado di avallare quello che dicevo su Ordine Nuovo e Piero Raudo e su altri gruppi dell'estrema destra. Non lo erano perché non avevano fatto le stesse cose. E quindi rivedendo poi il passato, ad esempio i saluti mandati da Tolui tramite l'FBI, i rapporti con i servizi segreti spagnoli, cilene, argentine e tanti altri episodi, sono giunto alla conclusione che purtroppo anche Avanguardia Nazionale e Stefano Delle Chiaie avevano fatto esattamente quello che hanno fatto tutti quanti gli altri. Invece, quando matura la convinzione che Ordine Nuovo è un apparato dello Stato? Questo già nel 1971 è il primo dubbio, cioè la prima certezza, perché
Noi stiamo parlando di Marion Rumor come Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e dimmi che la scorta, che io avrò l'appoggio della scorta per ucciderlo. Stiamo parlando praticamente di rapporti al massimo livello nei vertici della polizia e dei servizi segreti civili. Tornando alla domanda iniziale, insiste nel non voler dire da chi aveva saputo che Fioravanti e Cavallini fungevano da collegamento tra Signorelli, Calore e Fachini? Guardi, è vero che sono passati tanti anni, però ci sono persone che mettere un altro magistrato recentemente è venuto a chiedermi nome, ho dato la stessa risposta che do a lei. Non portate? Ho dato la stessa risposta che do a lei, ha chiesto dei nomi su un altro episodio, su altri episodi. Sono passati tanti anni. Ormai hanno un'età, va bene, in cui forse è meglio lasciarli tranquilli. Beh, però io qui mi permetto di dire che purtroppo i familiari delle vittime non saranno mai tranquilli. Ma per i familiari delle vittime, vede, è sbagliato circoscrivere la verità solo ai portatori di valigia. Siccome stiamo parlando di obblighi morali. Sì, ma circoscrivere la verità ai soli portatori di valigia, Presidente, quello che è stato sempre fatto è sbagliato. Perché le responsabilità politiche non sono mai state nemmeno sfiorate. Le ricordo che qui in quest'aula sono sotto processo, non è che extraparlamentari di destra, sono sotto processo elementi del Movimento Sociale Italiano. Molti? Elementi del Movimento Sociale Italiano, non è che extraparlamentari di destra, vista la distinzione fra destra parlamentare e extraparlamentari. Le responsabilità politiche, e non solo politiche, non sono state mai esaminate. Se i familiari delle vittime hanno avuto una sola ricompensa, va bene, riguardo, quello di, per quanto riguarda l'aviazione, è dovuto solo a me, non alla magistratura. La magistratura mi ha ostacolato, anche in quell'occasione. Giustamente vi si fa notare, se lei ritiene che in questa sede si dovrebbe andare a un livello più alto dei semplici portatori di una valigia, perché non dà un contributo, se ne ha conoscenza, tale da portarci a questo livello più alto dei semplici portatori di valigia? Guardi, il mio contributo io lo do da anni in quella che è una ricostruzione storica che mette praticamente a fuoco tutta una serie di elementi. Che ad esempio, va bene, perché questo è stato l'errore che si è fatto per mezzo secolo. Bisogna parlare più forte. Che si è fatto l'errore per mezzo secolo, il fatto che non esiste, che dal 1946, dalla costituzione del Movimento Sociale Italiano, l'estrema destra ha scelto di stare dalla parte dello Stato. E quindi ha scelto di stare dalla parte dei suoi apparati, perché i contatti, va bene, fra i gruppi, diciamo, clandestini, i gruppi paramilitari e lo Stato, passavano attraverso i loro apparati. E quindi, va bene, se si fosse guardato, se non si fosse preso mezzo secolo a trovare terroristi neri che attaccarono lo Stato in odio alla democrazia, eccetera, 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 ma si fosse passato mezzo secolo a chiedere conto non soltanto ai direttori dei servizi, ma ai ministri degli interni, della difesa, allo Stato Maggiore della Difesa dell'Esercito, forse oggi la verità ci sarebbe, anche su Bologna. Senta, interrogato da Salvini il 9 marzo del 92, lei allega una memoria sulle versioni di destra e gli apparati dello Stato, nella quale però non mi sembra di aver trovato alcun riferimento alla strage di Bologna. Come mai? Vabbè, si vede che in quell'occasione non ne ho parlato, ne ho parlato tre volte, sempre collegando alla strage di Ustica. Lei ha scritto un libro, Ergastolo per la libertà. Esatto. È stato pubblicato da chi? Da Arnaut, Firenze, 1989.
è il libro da cui scaturisce poi il caso Gladio. In quel libro parla della strage di Bologna? No, credo di no. Non ho altre domande e chiedo la trasmissione degli atti per la parte in cui il test si è rifiutato di rispondere sulla domanda circa i rapporti fra Fioravanti, Cavallini, Fachini, Signorelli e Calotti.